Natale sinonimo di solidarietà. A Torino un frigo di quartiere permette di conservare cibi freschi da consegnare a chi non può permetterseli. Elisa D'Alto. Guarda, yogurt, grazie, latte, brodo e insalata. Ok. Ti aggiungo ancora una di queste che altrimenti domani andrebbe via. Il viaggio di questa spesa speciale inizia qui, nel supermercato, dove Patrick riempie gli scatoloni di prodotti freschi, prossimi alla scadenza, ma ancora buoni. La bici è sul marciapiede, il carico di pesce, frutta, verdura, carne è pronto per arrivare a destinazione, anche in questi giorni di Natale. La casa del quartiere è in zona San Salvario, a Torino, da tempo importante punto di aggregazione. La apriamo, la dividiamo, vediamo quante... Per quante persone ce n'è più o meno? Qui una rete di volontari si occupa del frigo di quartiere, esempio virtuoso di lotta allo spreco alimentare che consente a famiglie bisognose di avere cibo fresco di buona qualità. Salmone lo mangiate? Certo, grazie. E succede anche che qualcuno dei beneficiari decida di impegnarsi in prima linea. Quando vengo chiamata vado a prendere la roba, chiamo le famiglie e vengono a prendersi la roba. Ma non è solo questo, è l'amicizia che si crea fra queste persone, quindi da tante famiglie siamo una grande famiglia. Tante le iniziative intorno al frigo, anche lezioni di educazione alimentare. Ricordatevi che se prendete adesso le roba dovete poi metterla subito in frigorifero. Grazie mille, grazie mille a tutti, ciao, grazie mille. Ciao, ciao, grazie.